che rispecchiano degli scopi diversi, degli interessi diversi, dei valori diversi, dove valori vuol dire è progettare, cioè un valore che cos'è? Un atto di volontà in base al quale si dice voglio vivere così e non cos'ha, in un certo modo e non in quell'altro modo. E quindi vedete che quando dei movimenti che si propongono un mutamento, un cambiamento della società, si muovono sotto il condizionamento di progetti di vita diversi che molto spesso diventano alternativi e quindi conflittuali. Detto questo, noi possiamo vedere come il Novecento, che è stato un secolo segnato da rivoluzioni, controrivoluzioni, due guerre mondiali, infiniti conflitti e così via, ebbene tutta questa dialettica, questi contrasti che hanno segnato il secolo sono stati rispecchiati dalla vicenda delle diverse e anche opposte ideologie. Ho detto che le ideologie sono delle strategie di mutamento. Il mutamento presuppone fondamentalmente due famiglie di pensiero, due famiglie di mentalità, di atteggiamento, che possono consentirci di fare una prima grande divisione nel senso di ideologia, cioè di stabilire due grandi tipologie. Il mutamento può essere perseguito consapevolmente o praticato fondamentalmente mediante due diversi metodi. Il metodo della trasformazione pacifica e il metodo della rivoluzione non pacifica e quindi della trasformazione violenta. Coloro che hanno espresso la prima scuola, diciamo così, sono coloro che in sostanza hanno creduto, potremmo dire ancora credono, che il mutamento violento produca delle conseguenze in generale negative, attivi dei conflitti e un disordine che al limite può essere esplosivo e rendere ingovernabile la società, e quindi sono coloro che auspicano, cioè intanto che credono nella possibilità di un mutamento graduale, credono sostanzialmente nella possibilità di una evoluzione pacifica della società, mentre la